Humana People. È qui con noi Alessandro Strada di Humana People to People. Di cosa si occupa? Dunque, Humana è un'organizzazione di cooperazione internazionale che è nata in Italia nel 97, ma in realtà fa parte di una federazione che opera a livello internazionale dalla fine degli anni 70. Si occupa di realizzare e finanziare progetti di cooperazione internazionale nel sud del mondo e progetti socioambientali in Italia. Lo fa in un modo molto particolare. Il canale principale di finanziamento di questi progetti è la raccolta, selezione e vendita di indumenti usati. Diciamo che alla fine degli anni 70 Humana si è inventata un modello che oggi tutti conosciamo, quello dell'economia circolare, cioè prendere una risorsa che altrimenti finirebbe a rifiuto urbano indifferenziato e attraverso una filiera virtuosa e controllata ridare valore a questa risorsa per poter finanziare progetti di solidarietà. In Italia qual è lo stato dell'arte? Quanto riuscite a recuperare? Troppo poco ancora. In Italia diciamo si stima che si raccolgano circa 110.000 tonnellate di vestiti all'anno, 2 kg pro capite, laddove diciamo in alcuni paesi europei dove operiamo, ad esempio Germania, la raccolta pro capite raggiunge i 7 kg per abitante. Un elemento sicuramente differenziante è la solidarietà. Diciamo che quei territori che hanno operatori che si occupano della raccolta di indumenti usati, che sono votati a finalità sociali, raccolgono molto di più. La solidarietà è direttamente proporzionale, diciamo, al risultato ambientale in questo caso. Quali sono le maggiori criticità che affrontate ogni giorno? Tante, diciamo, se devo sceglierne una, probabilmente il confronto con il comune gestore, che per noi è la stazione appaltante, cioè chi decide dell'affidamento del servizio di raccolta differenziata di abiti usati. Diciamo, lo scontro più grande avviene sulla modalità di affidamento e sul rapporto tra qualità e prezzo. Molte stazioni appaltanti oggi ci chiedono contributi a fronte di chilo di abito raccolto o contenitore posizionato e questo va a ridurre i margini diciamo, che ci permettono di sostenere i nostri progetti e va anche a incidere negativamente, impattare negativamente sul risultato ambientale. Però è anche un'attività ricca di opportunità. Quali sono quelle maggiori? L'opportunità maggiore penso che sia proprio nell'ascolto del nostro consumatore, che è diciamo il cittadino che dona i propri vestiti. I vestiti diciamo non sono un rifiuto come tutti gli altri, nei vestiti c'è un valore intangibile, c'è la storia della persona di cui con questo vestito, c'è la memoria. E proprio per questo motivo diciamo il cittadino destina questi abiti più di più e con maggiore volontà laddove appunto ci siano delle finalità solidali. Quindi riuscire all'interno dei bandi di gara a veicolare queste finalità è senz'altro un'opportunità che il gestore deve cogliere. Come vedete il futuro del riutilizzo, della filiera del riutilizzo? Diciamo laddove la normativa andrà a precisare alcuni aspetti che oggi sono lasciati all'iniziativa degli operatori e laddove la stazione appaltante riuscirà a coniugare la normativa, le istanze del mercato e degli operatori con le istanze del cittadino e del consumatore, molto positivo. Perfetto, da Ravenna è tutto, grazie e alla prossima.